Ciao a tutti, bentornati o benvenuti in un nuovo video. Oggi giro questo video che è un po' il continuo di quello che ho fatto qualche tempo fa, dove vi spiegavo tutto il mio percorso, tutto il pre-operazione e quello che ho fatto. E se non l'avete visto, ve lo lascio linkato nel puntino informazione, nella scheda informazione da qualche parte, perché è importante lo vediate prima di questo, altrimenti non capite appieno tutto quello che vi dirò. Perché appunto sotto a quel video vi avevo chiesto di farmi qualche domandina perché eravate curiosi o per aiutarvi perché dovete fare qualcosa del genere, ci state pensando, visto che io prima di operarmi ho cercato comunque video, informazioni, esperienze su YouTube. Mi fa piacere anche darvi il mio parere, quello che ho vissuto io e quella che è stata la mia esperienza con la sleeve gastrectomy. Ormai è passato un anno e mezzo, no, ma quasi, anche se sembra una vita fa ormai, perché io mi sono operata l'anno scorso il 10 di gennaio. Piccola premessa, perché è doveroso farlo in questo genere di video, che comunque non è proprio un video leggerissimo, sia per me sia per voi. Queste sono tutte cose legate alla mia esperienza. Magari a voi può andare diversamente, l'avete potuta vivere in maniera diversa, se anche voi avete affrontato questo tipo di percorso e vi rivedete nel mio, oppure avete vissuto esperienze diverse dalla mia, mi raccomando scrivetemi qua sotto, perché mi fa sempre piacere leggere storie diverse, storie nuove. Appunto, una delle domande più frequenti sotto quel video e che mi avete continuato a scrivere anche su Instagram è stato: dove e chi ti ha operata? Partiamo dal presupposto che mi sono dovuta in qualche modo, mettiamola così, operare per un problema genetico che ho, che è la steatosi epatica ed iperinsulinismo, che quindi porta ad un sovrappeso. Dato queste mie problematiche, io ero già seguita da tempo, prima di diventare maggiorenne, al Bambin Gesù di Roma, sia quello al Gianicolo sia quello a Palidoro. Quindi mi hanno operata in questa struttura, logicamente mi è passato convenzionato dato che il problema del sovrappeso era scaturito da un problema di salute, e mi ha operato il dottor De Peppo, che io devo assolutamente ringraziare, perché prima di operarmi io stavo praticamente per mollare tutto. Prima avevo provato diete, bibitoni, palloncino, di tutto. Quel giorno, quando lui mi aveva proposto l'operazione, io ero super super scazzatissima. Gliel'ho proprio detto: guardi, io basta, da oggi non verrò più, perché mi sono stufata, perché non c'è niente che può funzionare. Lui mi ha detto: guarda, però c'è ancora questa cosa della sleeve, pensaci, se vuoi poi mi riscrivi. Mi ha dato la sua email, io ci ho pensato da subito. È come se in qualche modo il mio subconscio avesse già iniziato a metabolizzare quest'idea. Poi io sono una persona che se vuole una cosa la fa, a volte anche in maniera troppo irruenta, mi butto, non ci penso, dico ok, quello che sarà sarà. E quindi è stato così. Un mese dopo gli ho scritto, ho ancora quell'email tra l'altro, ma non ve la leggerò perché era mezzo imbarazzante. E da lì poi siamo iniziate tutte le procedure, ma tipo nel giro di un mese mi sono operata. Io mi sono operata che ero già maggiorenne, quindi la decisione sarebbe stata mia a prescindere, però logicamente ne ho parlato con i miei, perché comunque questo è un tipo di operazione che si fa quando si hanno dei presupposti, quando si è superato un certo limite, un certo indice di massa corporea. Cioè non è che possono farlo tutti. Ok, mangio tanto, mi va di dimagrire, questa è una cosa semplice, prendo e faccio. Assolutamente no. Purtroppo si ha l'idea che quando si arriva a fare questo tipo di operazione è perché uno è stufo di faticare, di andare in palestra, di mangiare bene, stai attento qua, stai attento di là. Ma in realtà no, perché una volta che ti sei operata non è che è finito là, ti sei operato e ciao. È da lì che poi inizia tutto un percorso, tutto un cambiamento. Non è una cosa semplice, e mi stupisce che qualcuno possa anche soltanto pensarla in questo modo. Ne ho sentite tante di persone dirmelo e dirlo agli altri, e non ne vedo proprio il motivo, anche perché nel mio caso è sempre andato tutto bene. Ad esempio, io non ho mai avuto problemi né fisici dopo l'operazione né durante, è sempre andato tutto bene. Benissimo, io addirittura mi sono sempre chiesta se mi avessero operato, perché a parte le cicatrici non avevo questo grande problema, direi per fortuna, non tutti sono così fortunati. Poi aggiungeteci che io tra virgolette le ho sempre prese anche con leggerezza, quindi non avevo pensato ai contro che potevano esserci sia operatori sia dopo, ma ne ho sentite di cose, quindi da una parte è stata anche meglio questa mia ingenuità probabilmente. Comunque dicevo appunto che quando uno si opera è l'inizio del percorso, non è semplice poi anche
psicologicamente, non solo fisicamente. Io mi sono dovuta riscoprire totalmente in un anno, cioè in un anno mi è cambiata l'esistenza e può sembrare una cosa abbastanza banale perché dici ok sì, praticamente sei un'altra persona rispetto a prima, ma non parlo in maniera fisica ma proprio di testa, ed è una cosa che mi ha fatto proprio crescere tanto a prescindere da tutti i chili persi. Quindi appunto io sono stata operata e ancora sono seguita al Bambi Gesù di Palidoro, proprio perché fino a che non ti curano, diciamo così, anche se è un ospedale pediatrico, io devo rimanere lì. Però questa è un'operazione che si fa anche convenzionata con degli ospedali più da adulti. Infatti ogni volta che devo fare qualche day hospital, qualche ricovero, sono in stanza sempre con i bambini. Quindi spero di essere stata abbastanza esaustiva, che poi questo è un discorso molto vario, potrei parlarvi davvero per un'ora intera e ci sarebbero tantissime cose da dire. Quindi spero di rispondere a più domande possibili. Moltissime mi hanno chiesto cosa ho mangiato subito dopo l'operazione, quando ho ricominciato a mangiare normalmente. Allora, dove sono andata io, quindi sempre mia esperienza, perché poi ho sentito anche di persone che hanno fatto in modo diverso. Io ho fatto 2 settimane di cibi liquidi, brodo o di carne o di verdura, basta. Dopodiché la seconda settimana ho iniziato anche a metterci un po' di parmigiano, ma vi dico che io all'inizio non finivo neanche il brodo, non riuscivo a bere per quanto avevo lo stomachino piccolo, comunque ero indolenzita e tutto il resto, ma sempre vi ripeto, io non ho mai sentito nessun fastidio, a parte poi adesso vi spiegherò quando andavo oltre il limite. Dopo queste 2 settimane ne ho fatta una di semiliquido, quindi era sempre carne o verdura, fatta tipo omogenizzato per intenderci, una cosa cremosina. E poi ho iniziato dalla terza ma anche la quarta, perché ho aspettato un po' di più perché avevo paura proprio di sentirmi male con le cose, con i cibi normali. Logicamente all'inizio sempre cose cremosine tipo stracchino, cose leggere come prosciutto, che a me non piace, quindi ne ho mangiato proprio poco. E sapete che non mi ricordo cos'altro mangiavo all'inizio, però sempre le stesse cose, come anche mi capita adesso, perché io ho sempre avuto, da quando mi sono operata, il fastidio con un certo tipo di cibi. Tipo il primo anno io non riuscivo a mangiare l'insalata o le verdure crude, quindi sempre le ho mangiate cotte. Il primo anno non ho toccato, e vi dico non ho toccato, uno che sia un pezzo di pasta o di pizza o di pane, tipo quello con la mollica. Se devo mangiare il pane, accompagnare qualcosa, mi sono sempre mangiata i fiori d'acqua, che sono dei crackers della Mulino Bianco, che tuttora mangio perché altrimenti con la mollica non avrei spazio. Però a parte quello, diciamo che ho ricominciato quasi subito a mangiare le cose normali senza fastidio. Queste erano le uniche cose che mi davano fastidio: verdure crude, pane, pasta, che comprende anche il riso e cose varie. Ad esempio io anche ad oggi non riesco ancora a mangiare l'orzo, mi si impasta proprio lo stomaco. La pasta io la mangio molto raramente, se la mangio ne mangio poca, però non mi è mai pesato assolutamente nulla. Quindi questo è un po' il mangiare dopo, diciamo. Però per chi mi ha chiesto ma adesso mangi normale, non mangio normale logicamente. Se una porzione normale sono 80 grammi di pasta, io di certo ne mangio 20-30 al massimo, se proprio ci arrivo. Mangio pochissima insalata, poi vabbè me la condisco con tutte le mie cosine, ma chi non sa cosa ho fatto e mi vede mangiare dice ma questa campa d'aria. Però in realtà a me va benissimo così. E il problema che vi dicevo prima del superare il limite, me lo ricorderò sempre la prima volta che mi sono sentita in questo modo, perché era la prima volta che ho riprovato a mangiare il sushi. Si vede che non era arrivato il momento giusto, erano passati 3-4 mesi dall'operazione, ho detto provo a mangiarmi un pezzo di maki, quindi alghetta fuori, riso dentro e salmone. Ne ho mangiato 2-3 pezzi, tutto normalissimo, però a me succede una cosa: il mio stomaco è come una botola, quindi ha questo sportelletto che chiude il reparto vuoto sotto, e una volta che mi si riempie questa botolina io mi sento sazia, arriva proprio un punto che lo sento. E per imparare a valutare questo punto ci ho messo un bel po' di mesi, e quindi appunto le prime volte che sforavo mi ritrovavo che questa botolina era piena, io magari davo anche soltanto un mozzichino in più del dovuto, mi veniva questa sensazione di
rimettere, ragazzi, una cosa bruttissima. Tuttora se mangio qualcosa che mi dà fastidio, tipo appunto l'orzo, oppure mangio un pochino troppo, che è un troppo sempre tra virgolette, mi viene questa sensazione. Poche volte mi è capitato proprio di rimettere nel vero senso della parola. È meglio rimettere che avere questa sensazione di su e giù, su e giù, su e giù. Mi è successo l'altro giorno, tra l'altro. Avevo mangiato, vi giuro, due mozzichi di pizza in più, perché adesso ho ricominciato da qualche mese a mangiare la pizza, ma non arrivo neanche a tre fette. Comunque appunto mi è successa questa sensazione. L'unica cosa da fare è aspettare che passi e che la botolina si apra e riversi tutto quanto giù e avere lo stomaco di nuovo vuoto. That's the life. Ormai ho imparato a capire queste sensazioni quando il mio corpo sta per avvertirmi. Devo dire che una volta capito questo meccanismo è tutto più semplice. Altra domanda che mi è stata fatta sono le medicine dopo l'operazione. Allora, io ho un problema con le medicine in generale. Cerco di prendere il meno possibile, proprio di famiglia. Mia madre mi ha sempre abituato così. Fortunatamente io non sto quasi mai male, quindi non ce n'è neanche bisogno. Purtroppo soffro di emicrania, quindi quella è l'unica cosa che prendo più spesso, ma per il resto zero. Quindi le medicine per me erano un punto un po' dolente, perché non riesco neanche a mandare giù le pasticche quando sono troppo grosse. È stato un problema. Voi pensate che io dovevo prendere comunque delle pastiglie mattina, pomeriggio e sera da mandare giù e da mandare giù con l'acqua, e io non riuscivo a bere. Cioè il primo periodo io bevevo neanche un bicchiere d'acqua al giorno. Da 5-6 mesi a questa parte io ho ripreso a bere un po' di più, ma neanche ancora come bevevo prima. Io prima bevevo quasi 3 litri d'acqua al giorno, però anche l'acqua logicamente occupa il suo spazio nello stomaco. Infatti io durante i pasti non bevo mai. Bevo o prima o dopo i pasti principali, mezz'ora se non un'ora prima, altrimenti non riesco a mangiare. O logicamente poi se uno se sta strozzando, certo, mi mando giù un goccetto di acqua, però ecco, ho questo problema. Quindi voi pensate dover mandare giù le pasticche nel mentre riuscire a mangiare qualcosa, perché comunque altrimenti non avrei messo in corpo le sostanze, perché fondamentalmente il cibo è un piacere, ma soprattutto serve per dare delle sostanze al nostro corpo, ed è per quello anche che è importante mangiare bene e non schifezze. Comunque, a parte questa parentesi un po' healthy, appunto perché riuscivo a mangiare poco, oltre alle medicine per proteggere lo stomaco, per evitare i calcoli, proprio perché si beve poco, per evitare le trombosi, che quelle però erano delle punturine che si facevano sul braccio per i 10 giorni dopo l'operazione, mi pare, me le faceva mia nonna. Tac, punturina, non sentite niente, ciao, io non ho problemi con gli aghi, logicamente. Ma il problema più grande è stato per quanto mi riguarda le vitamine. Per un anno dopo l'operazione io le ho dovute prendere, adesso le ho smesse, perché comunque riesco a reintegrare tutte le sostanze in qualche modo, mentre prima mangiando poco no. Quindi devo prenderne una la mattina prima di colazione e una dopo cena. Non sapete quante volte mi sono sentita male per fare questa cosa, però dovevo farla. E io addirittura, visto che non riuscivo a mandare giù la pasticca intera di integratore, che è una sleppa tanta, le aprivo nell'acqua e le mandavo giù. Non potete capire, ancora mi ricordo il sapore, non si poteva fare. Ecco perché le mettono nelle capsuline. Però queste sono le medicine, mi sembra, che ho preso. Non ne ho prese né eccessive né poche. Domande per quanto riguarda i punti. Allora, a me hanno operato in laparoscopia, che sono quei braccetti che si pilotano da fuori con la telecamerina, riescono a vedere cosa stanno facendo dentro l'interno. Quindi ho 5 buchetti. Sì, si vedono perché io comunque ho la pelle chiara, ho la pelle sensibile, però giusto se ci si fa caso alla fin fine. Sono davvero cose di 2 centimetri massimo. Vi faccio vedere questa, che è la cicatrice che mi è venuta più brutta, che è quella poco sotto in mezzo al seno. Questa è l'unica che mi è rimasta così, perché quando mi sono stati tolti i punti la dottoressa si è sbagliata e l'ha tolto male, togliendo anche la crosticina che si era formata sopra. Quindi quando si toglie una crosta già su una cicatrice viene questo doppio rialzamento. Quindi quella è l'unica che mi è venuta in quel modo, però in un certo senso è anche figa, è anche carina, quindi non mi dispiace. E mi avevano messo i punti che andavano tolti, quindi me li hanno tolti dopo un mesetto, mi pare, i primi, e poi piano piano. Io ero super terrorizzata perché non l'ho mai fatto, dico oddio, mo i punti come ci si sente, io non ho mai messo un punto in vita mia, però in realtà non è così male toglierli, pensavo peggio. Per quanto riguarda invece il post operazione, mi avevano messo un drenaggio e il catetere. È un'esperienza extracorporea in tutti i sensi, vi giuro, una strana sensazione, soprattutto quando me l'hanno tolto, tipo una roba del genere. Invece quando mi hanno tolto il drenaggio, perché era passato mi pare
3 giorni. Io ero terrorizzata perché ho sempre visto i programmi su in TV quando tipo si rifanno il seno, le cose che gli mettono sti drenaggi e poi glieli tolgono e quelle soffrono quanto la morte. In realtà, mia esperienza, io stavo là, oddio, oddio, che no, non me lo togliere, no, no, no. Aveva già fatto, non ho sentito nulla. Cioè, logicamente sentite, no, che vi sta sfilando qualcosa. Io pensavo di sentire tipo le budella sfilate dal corpo, in realtà niente. Quindi fatto sta, in ospedale tutto tranquillissimo. Cosa importante perché mi è stata chiesta, a me hanno operato verso le 3:30-4 del pomeriggio, perché essendo la più grande mi hanno fatto per ultima. E la sera, perché almeno dove sono stata io, ma penso un po' per tutti sia obbligatorio, stare la sera dopo l'operazione in terapia intensiva, perché sei stata comunque sotto anestesia per 1 ora e mezza, anestesia totale logicamente. I punti, non ti puoi alzare, ti devi riprendere, comunque è sempre una cosa che ti è stata tolta dal corpo, quindi hai le cicatrici anche internamente, sempre meglio che ti si tiene in osservazione lì. Quindi io sono stata tutta la notte in terapia intensiva, logicamente da sola. È stato un po' palloso perché col fatto dell'anestesia ancora mezza in circolo mi sono addormentata e risvegliata per circa una 30ina di volte probabilmente. Poi 2 o 3 volte ho rimesso anche perché è logico, ti hanno toccato lo stomaco, quindi quello è. È stata una notte infinita, ve lo dico, infinita. Quella è l'unica cosa negativa che mi ricordo. Poi mattina dopo mi hanno riportato in camera e ciao, torni alla tua vita, più o meno. Cerchiamo un attimo un'ultima domandina, perché mi sembra di avervi detto la maggior parte delle cose, ma ripeto, c'è tanto da dire, quindi non riuscirò mai a dirvi tutto. Mi è stato chiesto quanti giorni sono stata in ospedale. Io sono stata circa 4-5 giorni. Sono entrata un giorno prima dell'operazione, il giorno dopo mi hanno operata e poi insomma il resto lo sapete. È una cosa che comunque va tenuta sott'occhio. Io ad esempio il primo anno ho fatto quasi un controllo ogni mese, poi ho sempre perso i chili in maniera molto regolare, cioè giusto i primi 3 mesi ne ho persi 20 tutti insieme e poi i restanti li ho persi dopo, per un totale di, adesso lo dico con precisione perché mi ero scaricata anche l'applicazione dove li segnavo, io ho perso in tutto 45 kg. Ora, io partivo da un peso di 115, 117 è stato il mio massimo, e se andate a vedere i video di dicembre del 2016 potete notarlo. Fortunatamente tutti quelli che mi hanno sempre visto dal vivo non mi hanno mai detto che secondo loro pesavo così tanto, perché ho sempre avuto la fortuna di avere un corpo abbastanza regolare, ogni zona era cicciottella, il grasso non era concentrato soltanto sul sedere o sulle cosce o sulle braccia, era tutto un po' proporzionato, quindi quella è stata la mia grossa fortuna, perché sì, ero grossa, perché ero grossa, raga, un dato di fatto, non che adesso io sia uno stecchino, però non sono mai sembrata una ragazza di 100 quasi 20 kg. Infatti adesso sono arrivata a pesare 72, 73, 74 kg, insomma poi dipende, ci stanno quei periodi in cui noi donne pesiamo un po' di più, siamo un po' più gonfie, e ok, questa è la fascia, il range che peso adesso. Io contate che sono alta quasi 1,70 m, quindi facendo i conti, no, io dovrei in teoria pesare massimo 68 kg, questo mi ha detto il dottore, quindi in teoria dovrei perdere ancora qualcosina. Io sto bene così come sono in questo momento, non sono grassa, non sono magra, non sono normale, non ho un fisico da modello, perché non potrò mai avere un fisico da modella dopo aver fatto questa cosa. La mia fortuna è che l'ho fatto da giovane, quindi la mia pelle si è ripresa strabene. Non ho troppa pelle in eccesso, quindi molto probabilmente non dovrò operarmi per togliere la pelle dalla pancia, dalle braccia, anche se io vorrei farlo dalle braccia, perché le braccia sono sempre stato un mio disagio, vedete, moscettina, che comunque dovrebbe stare, no, così. Quella è la cosa che mi crea più disagio, e il seno, la cosa del seno ve l'ho detta. Fine di quest'anno o inizio dell'anno prossimo mi andrò ad operare, perché non ho mai avuto un seno sodo, prima che lo avevo un po' più riempito, figuriamoci adesso che non c'è più niente. Cioè vi dico, qua sopra io non ho massa, quindi quella è l'unica cosa che probabilmente andrò a rifare, ma perché è proprio una cosa che mi crea disagio a me personalmente. Il mio corpo si è mantenuto abbastanza bene, però sto bene anche se non sono un fringuello, perché comunque se mi vedete dal vivo o anche si vede dalle foto, ho le forme, sì, sto bene, sì. Ci sono quei giorni in cui mi alzo, logicamente c'è qualcosa da ridire, però in linea generale sto bene. Questo è l'importante, cioè non chiedo altro. Logicamente io sono una perfezionista nella vita in generale, quindi dirò che c'è sempre da migliorarsi, ed è giusto dire così perché è vero. E spero di riuscire in questo mio intento. E spero con questo video di avervi fatto conoscere un po' di più la vera me, di avervi fatto capire un po' più di cose riguardo questo tipo di percorso, perché appunto una persona può pensare è semplice, ma in realtà ci sono
sono tante cose da valutare, da fare poi dopo, impegno al massimo, testa al massimo, ma io sono contenta del percorso che ho fatto e che sto facendo, perché ripeto, è passato ancora poco tempo per poter dire ok, questa è la fine del mio percorso. Assolutamente no, non c'è mai una fine, però appunto sono abbastanza soddisfatta di quello che ho fatto. Non vedo l'ora di leggere le vostre esperienze qua sotto. Detto ciò, se il video vi è piaciuto, pollicino in su, iscrivetevi se ancora non lo siete e io vi aspetto al prossimo video. Ciao!